in collaborazione con Pfaff e Singer Macchine per Cucire, Azienda Agricola Il Galeotto Gazzo Bigarello Mantova, Errati, gli specialisti del cucito a Roverbella e Mantova, La Bottega del Patchwork, Consorzio Agrituristico Mantovano. Bentornati ad una nuova puntata di Cucimania. Mi trovo presso la splendida sede dell'azienda agricola Il Galeotto in provincia di Mantova e durante questa puntata continuiamo a realizzare la nostra borsa. Vi ricordate, abbiamo iniziato a realizzarla nella scorsa puntata, oggi andiamo avanti per finire la nostra shopper. Cosa stai facendo? Mangi risotto tu? Sì. 10 minuti c'è pronto, eh? 10 minuti? Così tanto? Andiamo a vedere la borsa. Ho raggiunto Alessandra perché proseguiamo nel realizzare la nostra borsa. In particolare, durante la puntata di oggi scopriremo come fare i manici e la tasca interna. Alessandra, come procediamo dunque? Abbiamo preparato nella puntata precedente la nostra parte esterna cucendo tutte le strisce. Adesso taglieremo trasversalmente le strisce che ci servono per realizzare i manici. Vado a togliere innanzitutto la parte che non combacia, che si trova all'estremità. Infatti, quindi, l'altra volta avevamo visto che ovviamente alle due estremità potrebbero esserci dei pezzi che non combaciano perfettamente. Esatto, quindi, che non sono, perché i tessuti non sono mai esattamente della stessa lunghezza, per cui vado a pareggiare, diciamo, il mio taglio con un primo taglio che me lo raddrizza. Quindi con la taglierina, modo, sempre con la nostra taglierina, appoggio la riga in modo che sia ben allineata col tessuto e tolgo una prima parte. Poi vado a tagliare 4 strisce di 5 cm, quindi vado a coprire 5 cm di tessuto, il mio tessuto si trova sempre a destra, mentre la riga a sinistra, taglio 4 strisce di 5 cm. In questo modo, una, due, ecco, due strisce mi serviranno per formare un manico, perché io le cucirò in questo modo e quindi avrò la lunghezza perfetta che mi serve per un manico. E richiamo poi la fantasia della borsa, perché è proprio sì, la stessa. Con gli stessi tessuti, però tagliati trasversalmente, sì, per avere un gioco di, così, di combinazione. Andiamo alla prossima striscia. Uno e due, eccoci. E ci siamo. A questo punto? A questo punto, mentre sto tagliando, posso anche, siccome io dovrò rifilare la mia borsa in modo da avere una lunghezza di 82 cm, vado a prendere questa misura, quindi 41, che poi raddoppierò, e la parte eccedente mi servirà per realizzare la tasca interna, quindi allineo sul mio tappetino e vado a tagliare la parte in più di tessuto che non mi serve. Un'altra striscia. Esatto, questa striscetta la utilizzerò per creare una tasca interna sempre coordinata con tutta la borsa. Per il momento la mettiamo da parte e realizziamo i due manici. Quindi procediamo con la cucitura. Esatto, quindi prendo due strisce, le vado ad appoggiare diritto contro diritto, come abbiamo fatto l'altra volta. Esatto, e vado a cucire. Utilizziamo come sempre la nostra Pfaff per fare la cucitura. Esatto, appoggiamo diritto contro diritto le due strisce che mi servono per i manici e realizzo questa piccola cucitura. Abbasso il piedino e procedo. Addirittura posso realizzare anche la seconda parte. Le impostazioni, Alessandra, sono le medesime dell'altra volta? Sì, abbiamo sempre la lunghezza del punto sul 2. Sto utilizzando un piedino con la distanza di 6 mm, che è ideale per queste misure che voglio ottenere. E vado a cucire in questo modo. Ecco, taglio il filo. E una volta aperti avrò la lunghezza sufficiente per realizzare i manici della borsa.
A questo punto devo mettere però una fodera, perché sul retro ho la frisellina, quindi andrò a cucire diritto contro diritto questo manico con che è un tessuto ovviamente in pandan con quelli che abbiamo già scelto. Esatto, sarà lo stesso che lo stesso tessuto che utilizzo per la fodera della borsa lo utilizzo anche per l'interno, diciamo, dei manici. Appoggio sempre diritto contro diritto e vado a cucire per tutta la lunghezza di modo che sia proprio esatto. Il retro fondamentalmente del manico. Sì, poi andrà rovesciato e, per ottenere i manici. Qui ho una lunghezza eccessiva, maggiore, ma io andrò a tagliare, quindi mi fermo alla lunghezza delle strisce, diciamo. Tanto mi fermo per cercare di allineare al meglio il tessuto, se sporge di un millimetro o due non succede niente. E arrivo. Ecco, arrivato in fondo posso tagliare il filo e ripeto dalla parte opposta, quindi andrò a fare la stessa cucitura sull'altro lato. Finita la cucitura dobbiamo rovesciare in modo da raddrizzare, diciamo, i manici, perché a questo punto sono sulla parte rovescia. Utilizzo per questo un piccolo attrezzo che è questo blu, se mi vuoi allungare, grazie. Che cos'è? È un girastoffa che mi agevola in questo lavoro. Devo semplicemente infilare la parte, diciamo, l'estremità in questa linguetta, premo in modo che si blocchi e poi vado a spingere il mio tessuto verso l'interno. Inizialmente si fa un po' fatica, basta aiutarsi, ecco, e poi spingo fino in fondo. In questo modo rovescerò il verso. Sì, esatto. Ah, ecco, ecco che abbiamo ottenuto. A questo punto tolgo il girastoffa e posso stirare per appiattire e preparare bene i manici. Il ripeto manico. La stessa cosa anche con l'altra parte. Stiamo stirando il nostro manico. Utilizzo questo piccolo ferro che è comodo da viaggio. Sì, esatto. Con tanto di base. Con tanto sotto. Di base e possibilità di utilizzare il vapore, per cui è molto pratico, diciamo. Ecco qua, il manico quindi è stirato, è pronto, è della lunghezza giusta e lo andrò poi a inserire nella parte finale della realizzazione della borsa, lo inserirò nella posizione corretta per poterlo poi cucire al resto della borsa. Ecco fatto, quindi i manici sono pronti. Ora? Ora rimane da completare la tasca interna con la striscetta che è avanzata dal taglio del tessuto precedente. Esattamente. Anche qui andrò a cucire lateralmente due strisce di tessuto, sempre appoggiandolo dritto contro diritto, per potermi allargare e avere alla fine un'ampiezza della tasca di circa 15 cm, quindi avrò una striscia a destra e una a sinistra. Noi abbiamo cucito la tasca interna. Esattamente, abbiamo preparato due strisce laterali che abbiamo cucito appunto a lato della striscetta multicolore. A questo punto dobbiamo piegare diritto contro diritto la nostra tasca e dobbiamo cucire su questi due lati. Semplicità, tecnologia, affidabilità. In due parole, Pfaff e Singer, con la loro vasta gamma, offrono ogni soluzione per te che vuoi sentirti libera, per te che ami cucire e per te che avresti sempre voluto provare. Pfaff e Singer. Adesso è il momento per smettere di dire che cucire è una cosa da vecchi. Pfaff e Singer li trovi da Errati, in Corso Garibaldi a Mantova e in Via Custozza a Roverbella. Errati. Risultati assicurati. Roberta De Marchi, tessuti e attrezzature patchwork, libri, cartamodelli, accessori decorativi e tutto per il tuo cucito creativo. Renditi unica ed esclusiva con robertademarchi.com.
abbiamo fatto l'ultima cucitura, a questo punto la nostra tasca viene rovesciata ed è quasi pronta. Esatto, quindi rovesciamo verso la parte diritta, cerchiamo di far uscire bene gli angoli, eventualmente aiutandoci con una matita, con qualcosa di appuntito, e poi dobbiamo semplicemente rivoltare il lato che è rimasto aperto verso l'interno, e per questo ci aiuteremo col ferro da stiro, e poi cuciremo l'ultima parte, questa cucitura. Per chiudere il tutto. Quindi faccio vedere col ferro da stiro, lascio un piccolo margine di mezzo centimetro, un centimetro, a seconda della misura che voglio ottenere alla fine. Quindi la nostra tasca adesso è pronta per essere solo cucita. Sì, andrà cucita alla fodera interna della borsa. Ecco qua, questo è il lato, ultima cucitura di traverso qui, e poi la tasca è pronta. Se voglio una misura diversa devo semplicemente ampliare la fascia laterale che vado a cucire alla mia taschina. Quindi per oggi abbiamo finito, sì, con quello che era il nostro lavoro. Come dicono quelli bravi, non perdetevi la prossima puntata, perché vedremo l'assemblaggio finale della tasca e quindi della nostra borsa realizzata. Grazie Alessandra, grazie della bottega del Patchwork, grazie come al solito a questa splendida azienda agricola, il Galeotto, che ci ha ospitato anche per questa puntata. Noi ci vediamo la settimana prossima con Cucimania. Arrivederci! Andiamo! Forse!